Femminicidio a Cavarzere, pregiudicato uccide la moglie picchiandola selvaggiamente. Sangue ovunque fuori, la casa dell'orrore, paese completamente sotto shock. Traffico acqueo e sicurezza in laguna, artigiani e commercianti denunciano l'interrogazione in Parlamento di Pellicani. È tornato a casa il maltese bianco smarrito dopo l'incidente della sua proprietaria a inizio mese lungo la tangenziale di Mestre. Telegiornale di Venezia, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, un nuovo femminicidio. Succede a Cavarzere, un pregiudicato uccide la moglie picchiandola barbaramente. L'orrore stamane all'alba e l'uomo, già ai domiciliari, è arrestato per omicidio. L'orrore di minuti interminabili di inaudita violenza è fissato sui muri di questa bifamiliare. Sui muri, sulla porta d'ingresso, sulla sedia di plastica da esterno. Siamo al numero 13 di via Regina Margherita a Cavarzere. È qui che stamattina, fra le 5 e le 6, Natalino Boscolo Zemello, 35 anni, originario di Sottomarina, per ragioni che ancora sono ignote, ha percosso la moglie, Maila Beccarello, milanese di 37 anni. L'uomo ha infierito sulla sua compagna fino a sfigurarla e poi, quando ha compreso che giaceva oramai inerme, ha chiamato il 118. Quando i soccorsi sono arrivati oramai non c'era più nulla da fare. Coi carabinieri Natalino Boscolo ha tentato di disconoscere maldestramente la sua responsabilità, ma è stato del tutto chiaro che pure per lui il destino era oramai segnato. Il nome di Maila Beccarello va ad allungare l'infinita lista delle vittime di femminicidio. La donna era disoccupata, con il marito e la mamma di lei vivevano a Cavarzere da poco tempo e probabilmente, date le condizioni familiari, la famiglia era seguita dai servizi sociali del comune. In questa casa vivevano in affitto da luglio dell'anno scorso, mese in cui Natalino Boscolo aveva iniziato a scontare ai domiciliari una condanna a 18 mesi per tentata estorsione e violenza privata per una vicenda legata a un credito vantato nei confronti di un conoscente. Gli si era presentato con un'arma a giocattolo e lui, ex pescatore, aveva preteso la somma come risarcimento per un tentativo di investimento subito con un furgone a cui aveva partecipato a suo dire anche la vittima della tentata estorsione. Cosa sia accaduto fra la coppia di coniugi al momento è un mistero. I vicini li vedevano poco e pare non vi fossero segnalazioni di litigi. Neppure la vittima aveva mai presentato denuncia di maltrattamenti in passato e per i carabinieri di Cavarzere Natalino Boscolo era un detenuto modello. Ma confidenze avrebbero fatto intendere che la povera Maila Beccarello non era nuova a manifestazioni violente da parte del marito e che avrebbe taciuto per paura con fiducia mal riposta. Il suo corpo martoriato sarà sottoposto agli accertamenti richiesti dal magistrato. Natalino Boscolo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Una violenza inammissibile e tutto il paese è sotto shock, la gente è sconvolta. Sentiamo. Cose ingiuste che non dovrebbero succedere perché sono cose troppo, troppo forti per uccidere una moglie, anche qualsiasi persona per quello la vita non ha, insomma, valore. Lei conosceva questa coppia? No, no. Si vedevano poco? Non è che si è sentito niente, non ho sentito niente. È troppo tardi a proteggere queste persone perché forse è proprio... A Cavarzere nessuno pare avesse rapporti con la coppia e oggi il viavai di giornalisti per la tragedia che si è consumata in via Regina Margherita ha contribuito a dissare un muro di silenzio. Neppure i dirimpettai della bifamiliare vogliono immischiarsi, nessuno ha visto né sentito niente. Si commenta il fatto assurdo e inconcepibile. Che teni strano perché se roba che capita raramente, però sentirlo proprio qua in paese, insomma, no, fiasso. Bastar mai, insomma, ecco. Tutto qua perché è gente che mi non neanche conosco, ho vista così a Cavarzere, basta, de passaio. Sembrava una coppia a posto, dopo non si sa. Una roba che non dovrebbe succedere, ecco. Dopo non lo so i motivi per questo stato, però no, una cosa che per me non dovrebbe succedere, ecco. Lei conosceva la coppia? No, 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 no.
Mai la Beccarello e Natalino Boscolo Zemello stavano a Cavarzere con la mamma di lei in questi giorni in visita a un figlio. Nel cortile di casa scodinzolavano tre cani di grossa taglia che sono stati prelevati e portati al canile comunale. Sulla cancellata coperta da una rete verde che protegge da sguardi indiscreti un cartello che fino ad ieri è parso una semplice goliardata e che oggi risuona come un messaggio inquietante e funesto. I carabinieri di Cavarzere con i colleghi del reparto scientifico, coordinati dal comandante della compagnia di Chioggia, il capitano Francesco Barone, hanno eseguito per tutta la mattinata rilievi nella casa dell'orrore. Sono stati raccolti elementi utili a ricostruire la scena del delitto che ha scosso la comunità dopo l'aggressione nel sonno lo scorso marzo in casa madre, figlio, anziani a scopo di rapina. E chiudiamo la pagina dedicata quindi al femminicidio di Cavarzere, andiamo avanti. Parliamo di traffico acqueo e sicurezza in laguna. Artigiani e commercianti denunciano, rischiamo la vita praticamente ogni giorno. Intanto interrogazioni in Parlamento di Pellicani, sentiamo. L'altro giorno io ho rischiato di andare letteralmente a fondi sotto acqua. Questi sì sono problemi grossi per la città, perché una barca di piccole dimensioni praticamente non può più girare in laguna. Una volta la laguna era piatta, non c'era un'onda, non c'era niente. Adesso se sei fortunato arrivi senza che ti entri acqua in barca, ma ormai è diventato un caos. Io ho un negozio di cornici. Per ricevere la merce normalmente i trasportatori mi consegnano dall'una all'una e mezzo. Questo perché non trovano una riva da potersi fermare, perché il traffico è assolutamente fuori controllo. La morte venerdì scorso di due pescatori dopo un incidente in laguna è stata forse una tragica fatalità. Ma la situazione nei canali e nei rii di Venezia è ormai in preda alla totale anarchia, come denuncia chi nella città storica vive e lavora e non può fare a meno di muoversi in barca. Le scene di ordinaria follia sono all'ordine del giorno. Si vedono persone incautamente muoversi con le barche nei rii, si vedono kayak a volte che dobbiamo sfiorare, si vedono barconi di ferro enormi che girano nei canali. Siccome ci sono barconi da turisti che sono molto grandi, quando sono sovraccaricati fanno onda molto maggiore, allora è diventato impossibile ad esempio andare nella parte della laguna verso la Certosa, verso il Lido e anche bacino San Marco, anche se adesso ci sono dei controlli. Agli oggettivi pericoli per la sicurezza di chi naviga soprattutto in barche di piccole dimensioni si aggiungono i danni fisici a ponti e rive provocati dagli urti con scafi in ferro di grossi mezzi spesso sovraccarichi. Un intervento normativo, chiedono i veneziani, non è più rimandabile. Bisognerebbe proprio prendere in mano il sistema come non è mai stato fatto e metterlo a posto. Si dovrebbe fare una cosa che si parla, di cui si discute da decenni, cioè trovare un'autorità unica che regoli il traffico, perché i canali sono i vigili. Una parte della laguna è la Capitaneria di Porto, un'altra parte della laguna è la Guardia di Finanza, poi c'è la Marina Militare, insomma c'è una suddivisione di competenze per cui tutti dicono non è un mio problema di altri e tutti se ne vanno le mani. È tornato a casa il maltese bianco smarrito dopo l'incidente della sua proprietaria a inizio mese lungo la tangenziale di Mestre. Il cagnolino è stato ritrovato dalla stradale, vediamo. Qui c'è proprio il cagnolino arrivato, l'ultimo arrivato di questa mattina, che è un maschietto. Eccolo qua. È un maschietto che è stato ritrovato a Mestre, è stato recuperato dai servizi veterinari dell'ASL 3 che operano su tutto il territorio. Eccolo il maltese bianco trovato solo a zigzagare questa mattina e senza guinzaglio lungo il terraglio nei pressi di Villa Salus a Mestre. In tanti hanno chiamato rispondendo al nostro appello di inizio mese corrente. Si pensava infatti fosse lo stesso maltese bianco avvistato lungo la tangenziale di Mestre a breve distanza dal luogo dell'incidente dove ha perso la vita la sua proprietaria, la 59enne padovana Maria Teresa Barbieri. Immediatamente portato dai volontari dell'EMPA di Mira, dopo aver chiamato anche gli agenti della Polstrada, la notizia che il maltese in questione è da giorni rientrato a casa in compagnia dei familiari della padovana tragicamente scomparsa. Sì, molti hanno commentato sulla nostra pagina Facebook proprio chiedendoci di verificare se si trattasse di quel cagnolino. Fortunatamente invece i due cagnolini sono stati entrambi riconsegnati alla famiglia, ai familiari della signora scomparsa.
Uno dei due cagnolini era stato recuperato lì sul luogo dell'incidente dai servizi veterinari ed era stato poi portato qui e lo abbiamo riconsegnato noi alla famiglia. Questo è un altro maltese con microchip, ma ancora in cerca del suo legittimo proprietario. Chi lo avesse smarrito può rivolgersi ai volontari del canile dell'EMPA di Mira. Ecco, è importante che l'appello giri nella zona di Mestre. Noi, come dicevo, lo abbiamo fatto, l'abbiamo già pubblicato e fatto girare sui canali social, che sono, bisogna dirlo, questo è importante, una delle strade più veloci per ritrovare il proprietario degli animali smarriti. E dal telegiornale di Venezia è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.